ospedali psichiatrici. L'unico posto dove vieni torturato per il tuo bene. Se anche quegli esperimenti riuscivano a far tornare i pazienti sani di mente, dovevano pregare che non si ricordassero nulla. Pronta? Rilassati, non siamo più al cimitero. No, ora siamo al manicomio. Splendido! Qui ci finiscono quelli che vedono cose che gli altri non riescono a vedere. Non sei così pazza, dai. Va bene, ti aiuto a entrare, però... Cosa? Se vogliamo chiedere a questa Iris del patto, bisogna che lo faccia qualcuno che è ancora vivo o sbaglio? Basta che non ti dimentichi del nostro accordo. Sì, sì. Ragazzina, tocca a te. Cerca di scoprire in quale stanza tengono Iris. Salve. Avrei bisogno del suo aiuto. Sto cercando una mia amica. L'orario delle visite è terminato. Sì, ma vede, prima l'aveva in custodia la polizia. Allora chiedi alla polizia. L'ho fatto, ma mi hanno detto che era un pericolo per se stessa. Non posso aiutarti. Va bene. Cerca di prendere tempo, ok? Dobbiamo scoprire il suo punto debole. Forse se do un'occhiata alla sua scrivania... Detesto essere bloccata qui senza sapere come stai. Sei tutto quello che ho. Forse è così anche per questa ragazzina e la sua amica. Mi dispiace, capisco com'è dura quando qualcuno dipende da te. Come si chiama la tua amica? Iris. Iris Campbell. Sì, la tua amica Iris è qui. Andrà tutto bene, vedrai. Grazie, mi sento meglio ora. Tieni duro ancora un attimo, ci sono quasi. Devo solo dare un'occhiata al monitor. Lei è nella stanza 216. Dobbiamo trovarla, Joy. Stanno per farle l'elettroshock. Bene. Via libera. C'è una telecamera. Iris ha una seduta di elettroshock tra un quarto d'ora. Le friggono il cervello. Oh, merda. Oh, cazzo. Muoviamoci. C'è un'altra telecamera, presto. La vedi la telecamera? Guarda che io non sono invisibile come te. Ho bisogno di te. Devi aiutarmi a superare questa merda. Non se ne parla. Detesto quando lo fai. Oppure, puoi andarci da sola. Va bene. Sai cosa sono queste mani? Anime dannate. Certo, non sembrano in pace.
Almeno non la pace che stai cercando tu. No. Che facciamo? Ok, e tu vai avanti e trova la stanza di Iris. No, no, io resto con te. Joy, non abbiamo altra scelta. Ti raggiungo appena riesco a passare. Ora vai, vai! Sei dimenticato di me. Completamente fuori. Non dire così.
Va bene, vuoi andare a conoscere la nostra testimone in stato comatoso? Nel diario di mia madre. Sì, lì riconosco. Questo vuol dire protezione. Nessun patto. Aspetta, ha detto patto? Ma allora, allora sa qualcosa. Nessun patto. Scusa. Dopotutto forse non mi servivi. Ma che diavolo? Mi ha buttato fuori. Va bene. Vediamo se qui c'è qualcosa che può aiutarmi a capire cosa è successo a questa ragazzina. Questi cosa sono? Una specie di terapia? No, azzurri. Occhi azzurri. Freddi come la morte. Chi aveva gli occhi azzurri? E quale morte? Cosa vuol dire? Occhi azzurri. Occhi da lupo. Sguardo assassino. Si è sacrificata per salvare Iris. Le vittime sono tutte ragazze giovani. Che cos'era? Cosa hai visto?
Poveretta. Sua sorella l'ha liberata quando stavano per essere bruciate vive, ma non è riuscita a scappare. Lasciateci in pace! Iris, stai bene? Sedeva Iris. Ti ho detto di non avvicinarti! Chi sei? Mi chiamo Joy. Non dovresti stare rinchiusa qui. Gli infermieri. Merda, stavolta sono davvero fottuta. Iris potrebbe avere le risposte che cerchiamo. Dalle una mano, forza, la portiamo con noi. No, lei non va da nessuna parte. Senti, vuoi che le facciano l'elettroshock? Perché se resta qui è questo che succederà. Oppure viene con noi, dipende da te. Da questa parte, al riparo, via libera. Perché i miei peggiori incubi non fanno altro che peggiorare? Ok, cerchiamo di capire. Pensavo che non sarei mai uscita di lì. Va bene, che cos'è questa storia del patto? Non lo so, io... Andiamo. Non ha alcun senso. Quindi vi ha solo chiesto cosa sapevate del patto? Non ce l'ha chiesto. Voleva che noi confessassimo di aver stretto un patto con... i demoni. I demoni? Noi non gli abbiamo fatto niente. Non aveva nessun motivo di ucciderci in quel modo. In quel modo? Una ragazzina l'ha affogata, l'altra l'ha bruciata viva. E quel rogo dove l'ho già visto? Va bene. Senti, tu vai con Iris alla chiesa, portala al sicuro. Io vi raggiungo dopo, vai. Ok, andiamo, Iris. Ok. Che diavolo c'entra una serata di gala al museo con la morte di Rosa?